Salve a tutti i miei utenti e bentornati a questo nuovo episodio delle vostre classi di prestigio. Oggi porto una classe che mi ci è voluto un po' per decidere se portarla o no, perché è una classe palesemente overpower, proprio forse una delle classi di prestigio più forti che ci siano. Nel suo ambito è la più forte. E è grazie, diciamo, alla perseveranza di chi me l'ha proposta, che me l'ha richiesta più di una volta, che mi sono convinta a parlarne, perché è anche una delle classi proprio perfette per il gioco di ruolo. La sua creazione non è stata qualcosa voluta per sbilanciare il gioco, è stata voluta perché quello che è deve essere in quel modo, se no non avrebbe senso che esista. La prendo da qui, dal perfetto avventuriero. Sto parlando del maestro dalle molte forme. Come dice il nome, questa classe alla fine del suo percorso sarà in grado di assumere tutte le forme possibili, se non proprio tutte, la maggior parte. Quindi capite che è veramente, ma veramente devastante nelle mani di un power player o di un giocatore che sa molto bene come funziona il gioco. Anche perché è una classe non da neofiti. Cioè, sì, uno che magari gioca prima volta vede le creature, si trasforma, ma tutte le regole che segue dietro questo, il cambio di tutte le statistiche, prende le statistiche del mostro e tutto il resto, c'è un attimo un po' da lavorarci, no? Quindi è una classe, diciamo, che io porterò in questo video solo per il gioco di ruolo. Infatti trascerò completamente statistiche, possibili opzioni del combattimento, ma vi spiegherò come secondo me andrebbe giocata una classe così forte e anche così bella da giocare. Allora, maestro di molte forme, essenzialmente, come dice la descrizione, è qualcuno che gli si distacca un po' dalla carne perché può cambiare sempre aspetto, tiene molto a se stesso, all'introspezione, al suo animo, perché quello gli rimarrà sempre immutato, mentre la sua forma sarà sempre mutevole e cambierà sempre. Ovvero perché lui è il maestro di questo ambito, sa cambiare forma e lo fa sempre, quando ha bisogno, oppure sceglie una forma particolare che magari gli piace più. Questo è discrezione del giocatore. Lo dice anche il manuale: i maestri di molte forme sono forze, sia nel bene che nel male, cambiano le sorti del mondo, forse proprio per queste devastanti capacità. Andiamo a esaminare nello specifico questa classe. Requisiti, qui storco un po' il naso perché avrei messo magari qualcosina in più per una classe così libera, sono proprio nulli. Due talenti, allerta, resistenza fisica e la capacità di forma selvatica. Quindi una classe per druidi, ma anche pochi livelli, perché il druido forma selvatica prende molto presto. Quindi chiunque può accedere al maestro delle molte forme. Essenzialmente ciò che prende subito è l'esatta copia del druido, dado da 8, attacco base medio, di salvezza migliore di 3 in riflessi. Qui magari cambia un po' che è tempo a volontà quelli del druido. Comunque anche i gradi sono 4 più intelligenza. Quindi niente di sbilanciato, ma siamo nella media. Su queste statistiche siamo tutti nella media. E a 10 livelli ogni livello prende capacità che suddividono ovviamente il suo grande livello di potere. Quando le acquisirà tutte, avrà la totale libertà di fare qualsiasi cosa. Ma già, pian piano crescendo, gli aumenta il bagaglio di trasformazioni in maniera esponenziale. C'è subito da dire che al primo livello lui prende ovviamente la maggior parte delle sue capacità e sono le più devastanti. Prende intanto la forma selvatica, nel senso che ogni livello riprende un uso in più di forma selvatica, quindi avrà alla fine 10 usi in più di forma selvatica. Forma selvatica dura ore, quindi veramente lui si può trasformare tantissime volte per tantissimo tempo. Somma il suo livello ai dadi vita delle sue forme selvatiche, per poter diventare creature sempre pericolose. Questo è l'unico limite che ha, i dadi vita suoi. Quindi man mano che aumentano, aumenterà anche la varietà di creature in cui si può trasformare. Le taglie e le tipi di creature sono state suddivise in tutti i livelli. Adesso vi comincerò a elencare piano piano cosa può fare il maestro delle molte forme. Al primo livello la capacità più forte e l'occhio della muta forma.
Essenzialmente lui può parlare in qualsiasi forma, farsi capire, parlare con le creature nella forma che ha assunto e farsi capire e lanciare gli incantesimi nella forma che ha assunto. Proprio una la capacità più forte che ha il maestro in molte forme. E al primo livello comincia già a prendere la forma migliorata, umanoide. Può prendere aspetti qualsiasi umanoide facilmente. Secondo livello, forma selvatica migliorata. Può assumere l'aspetto dei giganti e può diventare una creatura di taglia grande. Fino adesso poteva solo assumere forme umanoidi, adesso anche di taglia grande e giganti. Al terzo livello cominciamo a aumentare ancora di più il bagaglio. Umanoide mostruoso, quindi tutte le categorie di umanoidi mostruosi. E la forma selvatica veloce. Questa ovviamente è la prima delle tante piccole perle che ha. Lui si può trasformare come azione in movimento, quindi quando cambia forma può subito attaccare, lanciare un incantesimo, fare quel che vuole. È forse la più forte, ma perché diciamo è quella che uscirà più spesso. Ne ha altre migliori che forse userà meno spesso, ma quando gli servono sono essenziali. Andando avanti può diventare folletto e di forma minuscola. E questo solo al quarto livello. Al quinto può diventare un parassita. E già qui, che chissà che il parassita è una delle creature più forti perché è immune praticamente a tantissime cose, influenze mentali, colpi critici, un po' simile al non morto. I tratti dei parassiti sono veramente, veramente vari, cioè, diciamocelo, chi sa giocare sa che la forma giusta al momento giusto cambia completamente il combattimento. Veramente questa classe ha solo punti forti, non ha punti deboli perché i suoi punti deboli cambiano come i suoi punti forti. Quindi se l'avversario ha una debolezza verrà sfruttata, se l'avversario ha un punto forte verrà depotenziato, se l'avversario è invincibile è l'unico modo che ha per battere il maestro delle molte forme, altrimenti lui avrà sempre il sopravvento. Anzi, lui fugge, perché gli sarà molto facile grazie a tutte le sue forme. Al sesto livello può diventare un'aberrazione, e trasformazioni fino a taglie enormi. Quindi l'aberrazione, esempi. Beholder, Mindflayer, Abolette, i primi che mi vengono in mente e i più pericolosi. Andiamo avanti. Settimo livello, forma vegetale, altre belle immunità, tante cose, e ci sono anche bei vegetali con capacità molto particolari. E la forma selvatica straordinaria, capacità più forte di questa classe. Lui, quando assume una nuova forma, può usare capacità straordinarie. Normalmente nelle metamorfosi non si possono usare capacità straordinarie, lui invece lo può fare. Questa è la capacità più forte di questa classe, poter copiare le capacità straordinarie, che ricordo sono capacità che addirittura funzionano anche in zone di magia morta o in zone antimagia, perché sono date dalla natura stessa del mostro. Quindi emula queste capacità assurde. Ottavo livello può diventare una melma. Una delle forme più forti in assoluto, forse in certi casi anche più forte del non morto, e fino a taglia minuta. Quindi per lui porte, muri, ostacoli sono un niente, visto che può diventare minuto e melma, si può stringere tantissimo e può passare dove vuole. Al nono livello, come un druido livello alto, può diventare un elementale. Al decimo livello, visto che non bastava che potesse diventare un drago e fino a taglia mastodontica le sue trasformazioni. Sì, avete capito bene, lui può diventare un drago fino a taglia mastodontica, ma anche una melma fino a taglia mastodontica, eccetera, eccetera, eccetera. Può veramente ormai fare qualsiasi cosa. E ricordo che il drago è la creatura più forte di questo gioco, poche altre lo sovrastano perché è la più completa in difesa, in attacco e in capacità. Il drago, come chiamato anche nel gioco Dungeons and Dragons, è il simbolo del potere di questo gioco. Veramente una creatura, anche se a me personalmente non piacciono tanto, ma li rispetto per come li hanno creati. Una creatura completa. Creatura che viene battuta solo per la sua grande arroganza o il suo, diciamo, non allearsi con altri draghi. È difficile incontrare più draghi insieme. Perché è una creatura solitaria, egocentrica, egoista, anche i draghi buoni. Ma questo è un altro discorso. Vediamo l'ultima capacità di decimo, che non è questa di diventare drago e di taglia mastodontica.
è la forma sempre mutevole. Lui diventa immune a tutti gli effetti di trasmutazione, se lo desidera. Se sembrasse poco, diventa praticamente immune quasi a una scuola, se la sua forma non può essere più cambiata se non lo desidera. In più, non invecchia, questo è un dettaglio, muore solo quando è il suo momento, non invecchia, non ha più le categorie di età, come la capacità del monaco del corpo senza tempo. Quindi, questo è un maestro multiforme, la sua descrizione. Per il gioco di ruolo capite che è eccezionale, cioè immaginate magari un personaggio simpatico che usa la capacità di cambiare forma non solo per combattere ma per aiutare, per conoscere nuove cose, per scoprire, perché grazie alla sua capacità di cambiare forma può entrare in nuovi avamposti, può parlare con creature che non avrebbe mai avuto la possibilità di parlare, conoscere cose diciamo difficilmente da scoprire. Immaginate entrare in una comunità di pixie, una comunità di giganti, oppure muoversi in mezzo alle melme, vedere come vivono per una giornata. Cioè lui lo può fare tranquillamente, ha le capacità, poi sì, ha la curiosità, può essere un bellissimo ricercatore, come uno scopritore di se stesso, magari cambiando sempre forma, vedendo cose nuove, scopre cose in se stesso che lo cambiano. Questo sta al background e diciamo al tipo di gioco del giocatore. Io non vedo una macchina in distruzione che quando vuole cambia forma e può fare qualsiasi cosa. Vedo un personaggio particolare, un personaggio che ha portato la sua metamorfosi a livelli praticamente perfetti e adesso può vedere il mondo in modi diversi. I suoi compagni saranno sempre, diciamo, guardinghi perché non sanno che forma potrebbe assumere. Se lo perdono un attimo di vista, magari va un attimo in solitaria, potrebbe tornare con un'altra forma. Avranno una parola chiave, avranno un modo per riconoscersi, perché lui non ha mai la stessa forma se vuole. Forse un giorno, se il giocatore lo desidera, potrebbe abbandonare per sempre anche la sua forma originaria. Considerando che la metamorfosi durano ore e ne ha così tante al giorno, lui potrebbe mai più tornare alla sua forma originaria, forse nel riposo, ma può anche riposare una forma diversa, visto che bastano 8 ore di riposo e lui può trasformarsi per molte molte ore in più. Quindi questa è Maestra Multiforme, spero che vi sia piaciuto. Sì, l'ho detto, è una delle classi più forti per il power playing, però anche una classe per l'interpretazione. Lo metto qui perché mi avete consigliato e io ve lo porto per com'è, una bella classe curata, c'è stato spesso tempo, che non ha limiti, quindi sta a voi usare questo strumento e non abusarne. Vi ringrazio come sempre, ci vediamo al prossimo episodio, condividete mi piace, raccontatemi le vostre disavventure col Maestro delle Molteforme, perché so che tantissimi di voi l'avranno sicuramente giocato. Ciao a tutti!